che viene scelto prima, che accompagna con la musica, ma soprattutto con la proclamazione della parola tutta la serata. Poi c'è l'evangelizzazione out, chiamata proprio fuori, nel senso che sono a coppie, cioè si va fuori a evangelizzare, quindi realmente a fermare i giovani per strada per dare un annuncio di fede, non per presentare noi stessi, la nostra fede, il nostro incontro con Dio, ma per annunciare al mondo, ai nostri coetanei, che Dio esiste, che non è qualcosa, ma è qualcuno che ci sta a fianco, è una roccia su cui noi possiamo confidare, su cui noi vogliamo basare la nostra vita. Poi c'è la terza equipe, che è l'equipe dell'accoglienza, ovvero dei giovani che accoglieranno quando diciamo gli intercettati o gli evangelizzati entrano in chiesa. Quando entreranno troveranno altri giovani come loro che li accoglieranno e ci inviteranno a fare un momento di preghiera, di silenzio e a percorrere la navata centrale della chiesa dove di solito ci troviamo per andare a incontrare Gesù, perché ovviamente tutta la serata si svolge con Gesù esposto. In quel momento i giovani che vengono intercettati si aprono al 99%, aprono la loro vita e si affidano quasi totalmente alla persona che hanno accanto, a colui che li accoglie. Infatti lì sta anche la bravura a percepire cosa l'altro ci vuole dire, a capire dove l'altro vuole che noi sappiamo, cioè cosa vuole che noi facciamo. Poi c'è la parte kit, chiamata anche quella che a me piace chiamare il cuore dell'evangelizzazione, il cuore pulsante, ovvero l'intercessione. Cioè ci sono dei giovani che si fermano in preghiera dall'inizio della serata fino a tutta la serata, fino alla fine. Cioè si parla di 4-5 ore di adorazione costante, continuata, senza fermarsi, senza fare un break, senza avere il tempo di fumarsi una sigaretta o non so, di andare al pub a prendere una birra o un caffè, qualcosa, niente. Guarda, ora per noi giovani che magari siamo sempre agitati come coloro che non hanno mai il tempo per se stessi, non hanno mai il tempo di fermarci 5 ore d'adorazione. Ma non per noi stessi, perché la parte più bella è anche questa, non per noi stessi, ma per tutti quelli che ci sono fuori che evangelizzano, per tutti quelli che vengono intercettati, per la buona riuscita della serata. Ecco, la cosa bella del progetto Zona, delle serate di incontro ora, o delle serate Zona, è proprio il voler formare squadra o il voler essere comunità. Ci si incontra una sera, un pomeriggio, dal pomeriggio alla sera, perché si fa prima la formazione, poi ci si divide in gruppi al momento, quindi non ci sono gruppi elitari, non ci sono scelte premeditate, ma tutto si svolge al momento, cioè al momento dopo che c'è la formazione, ci si riunisce, l'equipe si riunisce in preghiera e dirà agli evangelizzatori in quale gruppo saranno, quindi non c'è una scelta premeditata. La cosa, dicevo appunto, la parte bella dell'evangelizzazione del progetto Zona è proprio il voler essere gruppo, comunità nel senso più vero del termine, nel senso più puro anche, perché non ci si conosce, però in quella sera, in quel momento si sta lavorando tutti per lo stesso obiettivo, che è Gesù.